Luca Bosio, siamo qui a Santo Stefano Belbo, frazione Valdivilla. Sì, frazione sì. Valdivilla ancora. Queste sono sì. Le colline del Moscato e naturalmente non possiamo, con Luca Bosio della Bosio Vini, non possiamo non parlare della fine, quasi finita, questa vendemmia del Moscato. Lo abbiamo sempre detto, una vendemmia a 5 stelle, ma quest'anno forse è più che mai. È un 5 stelle più. Esatto, perché innanzitutto abbiamo concluso oggi l'operazione di vendemmia dei Moscati dopo 16 giorni, quindi diciamo una vendemmia media come durata, come qualità eccezionale, le previsioni erano state ottime, i risultati in cantina hanno superato ancora di più le aspettative, abbiamo dei prodotti che sono veramente validi, il famoso quadro aromatico del Moscato finalmente è tornato, sembra un po' ai periodi d'oro di fine anni 90, inizio 2000, quindi dopo alcuni anni sembra un po' di defaillance, di cambiamento climatico genetico, non si sapeva bene dare una spiegazione, finalmente si è tornati a un livello ottimo, ecco. Quindi i presupposti ci sono e ci sono tutti per fare un ottimo prodotto. Ecco, quindi noi ci aspettiamo naturalmente un Moscato veramente a un 5 stelle plus su questa cosa qua. Ma anche le altre tipologie di uva sembrano essere state favorite da questo clima favorevole. Beh sì, noi ad oggi abbiamo vinificato dello Chardonnay, sia a base spumante che normale, e stiamo iniziando le operazioni con i dolcetti. E devo dire che ad oggi sicuramente ciò che ha aiutato moltissimo è stato l'andamento climatico dell'annata, della stagione, specialmente quella estiva, e anche un controllo quantitativo sia naturale sia anche effettuato tramite operazioni agronomiche dai viticoltori, per cui la quantità è piuttosto moderata e quindi ovviamente la qualità tende all'eccelso. Non parliamo più di Moscato. Parliamo di Nebbiolo, parliamo di Barolo, voi un caso abbastanza non usuale, siete nati e sviluppati nel mondo del Moscato e un mese fa avete acquisito un'azienda, la Belcolle di Verduno, nella zona del Barolo. Come vi trovate in questo pianeta prospiciente al Moscato, ma sì, diverso, no? Ma allora, diciamo che è l'inizio di una bella avventura di noi come famiglia, che da tanto che desideravamo investire tempo e passione comunque in una zona che fosse diversa rispetto a quella nostra del Moscato, per, come dire, dare un ampliamento di gamma, dare un completamento di gamma e anche una sorta di sfida per noi stessi, anche per me come enologo, di dire proviamo qualcosa di diverso, tentiamo la sfida. E devo dire che, come spesso si è detto anche storicamente, Barolo e Moscato sono due complementi. Tante aziende della zona Barolo hanno un Moscato come ariete per sfondare su certi mercati e tante aziende qui della zona del Moscato fanno viceversa col Barolo. Quindi sono complementari. Sono due zone vicine ma molto diverse come tipologia di vinificazione, ovviamente, anche come storicità, tipologia di aziende, tipologia di terreni, di, anche se vogliamo, di tradizione, nonostante tutto. Per cui è una bella esperienza che adesso iniziamo ad intraprendere e vediamo un po' i risultati, non ora, ma tra 3 anni, perché ovviamente i primi risultati del nostro lavoro si vedranno fra 3 anni. Senta, lei è un giovane enologo, un giovane imprenditore nel settore del vino piemontese, la regione, una delle regioni più vitate, vinicole d'Italia e del mondo. Mi dice come vede il futuro del vino piemontese e come vede, so che voi avete fatto uno spot in inglese in questo periodo, immagino per il mercato statunitense, ecco, come vede il futuro della sua azienda, ma direi di tutto il comparto del vino piemontese, diciamo. Per non fare parlare solo i vecchi che dicono le solite cose. No, ma allora, per capire i mercati bisogna andarci sopra, capire le necessità, ogni paese ha le sue necessità. Gli italiani come stato, come gruppo vitivinicolo, devo dire, sono stati piuttosto in gamba, perché nonostante le difficoltà italiane di burocrazia, economiche, sociali e quant'altro, negli anni siamo diventati un po' in tutti i paesi leader nelle importazioni.
Per cui devo dire che il lavoro fatto è stato buono. Cosa bisogna fare attenzione, a mio avviso, per la mia poca esperienza sul campo, però a mio avviso è fare attenzione a non dormire sugli allori, a non lasciarsi andare, a non credere di essere già arrivati, anche perché le sfide sono dietro l'angolo. Faccio solo un esempio, la scorsa decade, quindi dal 2000 al 2010 circa, era stato il periodo più roseo dei vini australiani. Adesso i vini australiani stanno subendo un forte declino, nonostante i gusti di certi mercati, come quello statunitense, come quello inglese, che erano il cuore pulsante delle esportazioni australiane, non è che abbiano cambiato i gusti, hanno però cambiato i vini. Quindi bisogna fare attenzione sia al gusto che cambia nel tempo, ma anche a avere sempre quel tocco di novità, quel tocco di intraprendenza per far sì che la gente non si stufi e che quindi quello che è un risultato ottimo per la nostra regione, ma un po' per tutta Italia, non sia solamente frutto di una moda, ma sia frutto di un lavoro ben consolidato a partire dalle basi. Quindi dobbiamo essere sempre, come dire, su una proiettati verso il futuro. Esatto, è sempre avere anche molte frecce al proprio arco, quindi cercare di capire i mercati, cercare di non fossilizzarsi troppo su quella che è un po' la convinzione italiana di dire io ho sempre fatto così e deve essere così. Ma secondo lei il Piemonte in questo momento ha questa concezione, ha capito questo messaggio? Il Piemonte lavora, secondo me, bene su questo, che è un'arma a doppio taglio, perché da una parte c'è la tradizione, dall'altra c'è l'innovazione, su cui bisogna fare attenzione e calibrare bene i colpi. Il Piemonte lavora bene, specialmente sul fronte dei vini rossi, sta lavorando molto bene perché si sta lentamente comunque cambiando modalità di lavoro anche nei vini, nei grandi classici come il Barolo, che si cerca di renderlo più approcciabile già dopo 4-5 anni dalla vendemmia, ma facendo sì che il consumatore finale non si renda conto, non riesca bene a percepire che c'è un'evoluzione. E sui bianchi? Allora, sui bianchi devo dire che si sta lavorando bene, c'è un'ottima ripresa sul Gavi, c'è un fortissimo sviluppo dell'Arnese che a fatica stiamo riuscendo un po' tutti i produttori a proporre all'estero, si stanno aprendo nuovi mercati. A me sta stupendo per esempio il fatto che c'è una buona richiesta di vini bianchi dal mercato russo, che nonostante le difficoltà sembra stia apprezzando il Gavi e appunto anche il nostro Arnese. Quindi le cose si stanno muovendo abbastanza bene. Di nuovo, bisogna solo fare attenzione. Messa la bandierina, cercare di tenerla ben stretta. Va bene, le faccio una domanda cattiva però adesso. Ci può essere, i piemontesi sono tra i più grandi imbottigliatori di Prosecco. Sì. Ci può essere un Prosecco piemontese, secondo lei? Nato da, no Glera, ma uve piemontesi, che, diciamo così, possa fare concorrenza al Prosecco? Beh, allora, diciamo che il Prosecco è un boom economico sociale che i veneti, notoriamente grandi commercianti, hanno saputo creare praticamente dal nulla e sviluppare e rendere ormai un fenomeno di massa. In Piemonte noi abbiamo un'alternativa al Prosecco che, diciamo, è sulla fascia più dolce, che è il nostro Asti, che da sempre ha un forte trend su molti mercati, è uno dei prodotti storicamente più esportati dal Piemonte, quindi sicuramente può essere una valida alternativa al Prosecco. Non voglio chiamarla alternativa perché non deve sostituire nulla, deve solo sapersi imporre in una fascia di mercato di un demi-sec dolce, diciamo in questa fascia qui, dove c'è una forte richiesta da parte di molti molti mercati. Quindi sì, c'è lavoro, ci deve essere la volontà. Grazie Luca. Grazie a voi.